Un saluto a tutti. Volevo fare una seconda parte del video riguardo a Greta Thunberg, in cui rispondevo a quello che diceva il professor Diego Fusaro. Ho notato che in ore successive il professor Fusaro più, più volte ha pubblicato video riguardo a questo argomento, ribadendo questa sua posizione, dicendo che quella era una protesta favorevole al capitalismo. Io ho nel, nel video che non era del tutto così, per quanto c'erano delle... De, degli interrogativi, diciamo su chi fosse questa Tumberg, perché è così famosa, no? Poi diciamo che sui contenuti, non è io cerco di far capire al professor Fusaro, ma tanto questo video non lo vedrà mai, ma almeno a chi coloro che lo seguono, visto che mi hanno bombardato di dislike, eh, capire che l'idea di Fusaro, secondo cui no, questa protesta non è anticapitalista ma è pro-capitalismo insomma non è del tutto vero diciamo che non è chiaramente anticapitalista ma alcune critiche del sistema capitalista lo sta facendo io volevo leggervi una citazione di un libro prodotto edito da Feltrinelli di un tale Nicholas Stern chiamato Un piano per salvare il pianeta una citazione per far mostrare che non sono l'unico a pensarlo in questo modo questo Stern dice i due maggiori problemi del nostro tempo la lotta alla povertà nei paesi in via di sviluppo e quella ai cambiamenti climatici sono inestricabilmente legati. Fallire in uno potrebbe pregiudicare seriamente i nostri sforzi per affrontare l'altro. La sottovalutazione dei cambiamenti climatici produrrebbe un ambiente sempre più ostile per la riduzione della povertà. Così come cercare di affrontare i cambiamenti climatici soffocando la crescita e sviluppo economico finirebbe per danneggiare probabilmente in modo definitivo. Proprio quella cooperazione tra paesi ricchi e paesi in via di sviluppo è essenziale il controllo del clima. I paesi in via di sviluppo non possono permetterci di rinunciare alla crescita fino a quando non avremo ridotto le emissioni e avremo a di disposizione nuove tecnologie. I paesi ricchi e poveri devono lavorare insieme a un processo di crescita meno dipendente dai composti del carbonio robusto a lungo termine. Poi dice in seguito: al cuore delle scelte di politica economica ci deve essere il riconoscimento che l'emissione dei gas serra rappresenta un fallimento del mercato. Ripeto, rappresenta un, un fallimento del mercato. Quando emettiamo gas serra danneggiamo le prospettive degli altri, e in assenza di adeguate politiche correttive, non siamo tenuti a accogliere i costi. Il mercato quindi fallisce, nel senso che il suo principale strumento di coordinamento, i prezzi, in questo caso fornisce un'indicazione sbagliata. Poi in seguito dice Nel linguaggio degli economisti si direbbe che il costo sociale della produzione e del consumo è superiore al costo privato e quindi in mancanza di un intervento correttivo il mercato spinge verso un'eccessiva produzione e un eccessivo consumo di quei beni. Che a me sembra di capire qui. Stern sta criticando un aspetto fondamentale del capitalismo. Anzi, due dice che i due principali problemi del mondo sono la povertà e l'inquinamento. Esattamente collegati: senza il, il caos, l'inquinamento, i paesi poveri non possono crescere. E se quei paesi restano poveri, non possiamo risolvere il cambiamento climatico. Dice. Sta dicendo grosso modo che la soluzione a tutto ciò è. Quello che Fusaro chiamerebbe il primato della politica sull'economia. Qui non sta riparando direttamente di anticapitalismo, di superamento del capitalismo, di modificare radicalmente la società, e né tantomeno lo sta negando. Cioè, non dice chiaramente queste cose, però indirettamente sta dicendo che questi problemi grossi sono colpa del mercato, colpa dell'economia, che lo Stato deve essere, deve correggere queste, queste cose. Gli stati comunque sia, cioè, ma non il livello nazionale, a livello internazionale. E vabbè, qui Fusaro direbbe: No, 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 non deve essere interesse nazionale. Qui sta dicendo grosso modo, che, che è il capitalismo grosso modo, il problema. Non lo dice esplicitamente, ma sta dicendo non, non parla di lavoro, non parla di salari, come dice Fusaro. Però indirettamente di parla di propria povertà nel mondo. Quindi, quindi giusto per farvi capire, non è che io mi sto inventando le cose. Perché purtroppo sì, ce cioè, lo vorrei argomentare in modo mio. Però a quanto pare funzionerebbe più una citazione colta, insomma, di un qualcuno di... Boh, soft Stern, può anche essere un sì, nessuno, però voglio dire. Se lo dice un pinco pallino, come me, magari è una cazzata, ma se lo dice un... Boh, uno che ha scritto un libro, se lo usava, dice io ti scrivo libri, quindi dico cose, vado in televisione dico, e dico cose e c'ho ragione io. Vabbè. Quindi, quello che volevo cercare di farvi capire è che con perlomeno, vabbè, non, forse non sarà così. però, fra chi ha eh, a cuore l'ambiente, non è vero che non critica il mercato, che non critica, cioè, non lo dice esplicitamente. Ok, non tutti gli, economi, gli ambientalisti sono eco-marxisti, no? Non è che per forza devi esserlo, c'è un movimento variegato e. Molto probabilmente neanche la Thunberg lo è, ma forse sta pensando al modello socialdemocratico svedese piuttosto che il socialismo. però, almeno in alcuni aspetti del mercato, li sta criticando anche le proteste in questione, come ho detto l'ultima volta: non è che questi qua stanno dicendo a noi guardate, non, non usate troppa plastica, non usate troppo petrolio, non lo stanno dicendo a noi, lo stanno dicendo alle aziende. come dicevo la volta scorsa, inquina di più una fabbrica. Un'industria un piuttosto che 150.000 abitanti. Ho fatto anche l'esempio della, della, della centrale di Cerano: volevano chiudere i, camine, i caminetti delle persone in un paesino perché l'area era troppo inquinata, ma non è un'analisi, sì, per proprio non dire, visto che era, la fa, che era la centrale a carbone l'inquinata, non era la popolazione. Anche noi dobbiamo eh, fare cose. No? Però non è, non è tanto il fatto che la gente non guida le macchine ibride. È il fatto che sono le fabbriche, fondamentalmente. Quindi, diciamo che eh, Non mi stiamo a dire che queste sono rivolte a a parte il fatto che hanno dato alcuni manifestanti degli esempi di inciviltà, questa è un'altra storia. Però Tuttavia, quello che dice Cusaro della Thunberg, almeno in parte, è sbagliato. Proviamo a vedere un po' le sfaccettature, non pensiamo bianco-nero. Che fusero lo stesso. Quando li di lui dice: no, non bisogna essere né di destra né di sinistra, né così né colà, né bianco nero. Certo, non bisogna pensare ai termini di bianco o nero. Quindi cerchiamo di, di capire poi proprio il conto delle cose. I le possibilità. Come diceva Kant, ok. Mi sono dilungato troppo. Che stavolta da, da me è notte, non so, da voi da qualche parte è notte. Per via del futuro orario. Per il momento è tutto. Alla prossima.